Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Yo Mutant. Bene, prendiamo proprio dove eravamo rimasti nell'ultimo episodio, che deve entrare a questo pezzo che è proprio due passi da qui, e quindi io ci proverei sperando. Hai trovato il bionucleo 8C. Queste torri sono uno dei motivi per cui il mondo che fu è finito a testa. Zona biocontaminata. È molto pericoloso qui. E quindi cosa faccio adesso? Devo chiamare il Mekander? Vediamo. No, non posso. Quindi io trovo una tuta che mi protegga o ammazzo questi qua. Salve. Vediamo se basta, Stavo a 18. Sono molto potenti. Ok, è andato. Oh, stavo a... Ecco. Ecco che mi spacca il culo. Quello è sicuro. Ok. Aspetta. Oh, c'è poi. Ci sto provando. L'ho presa male, vero? Fate una figura di merda, vero? Probabilmente sì. Vabbè, ci riproviamo. Che ti devo dire? Può capitare di morire, no? Sta certo, iniziando a piovere. Sono cose da pirli, però insomma, ci si può provare. Allora, devo trovare, ecco qui, il modo di non affogare, quello sicuro. Ma è una situazione un po' ostica. Hai trovato il bionucleo 8C. Queste torri sono uno dei motivi per cui il mondo che fu è finito a testa in giù. Zona biocontaminata. È molto pericoloso qui. Mi fa piacere. Vai. Faccia poi. Stavolta andrà in modo diverso, però devo stare attento perché sennò mi fotto tutto. Ok. Dove sei? Sei qui, Ecco! Sì, lo so, sto colpendo io, Ok, uno è congelato ed è morto in pratica. Gli altri sono. Dovresti riuscire a farne buon uso. Sì, ma io sono veloce, non dovremmo avere problemi eccessivi. Ciao. Eccoci qua. Perfetto, questa è andata. Siamo veloci apposta. Io sono stato molto cauto nella scelta del personaggio apposta per riuscire a svicolare nei vari cosi. Allora, come me la svigno? Questo non ci fa niente. Allora, o faccio in fretta o trovo una tuta. Allora, vediamo un po' se abbiamo un'attrezzatura sufficiente per la... oppure addirittura, a parte che siamo aumentati. Sì, probabilità di bottino 30% mi va bene, ma quello che volevo fare era di mettere le protezioni al, cosa abbiamo detto, al Cosoli, dai, insomma, ti capito, mi viene in mente come si chiama il coso della Cosoli, il cosone, biogenetica, no, potenza del sistema, questa qua è l'unica, è questa, due punti, 68 e 78. Dovrebbe andare meglio. Dobbiamo perdere, possiamo perdere ancora, però già va un po' meglio. Fatemi vedere il decadimento. Molto meglio, molto molto meglio. Vabbè, vediamo un po' cosa possiamo fare. Abbiamo tutto il tempo di tornare indietro, però non ho ancora capito dove cazzo devo andare. Adesso lo giro un attimo, poi appena vedo che si mette male torno indietro. Non è che noi possiamo in qualche modo bonificare questa parte? Perché mi sorge questo dubbio. Considerato quanto è buio, non dovrebbe mancare molto all'alba. Chi è? Salve! Ecco! Ma non mi sello, sto sfondando. Mamma mia, ma cos'era? Era qualcosa di grave questo. Mi sembrava una roba che ha detto: mo c'è l'osso, mo ci spacca il culo. Invece gli abbiamo spaccato il culo noi. Va bene, qui per adesso non posso fare niente. Quindi andrei un po' più avanti. Dov'è il destino del nostro personaggio? Dobbiamo entrare qui dentro. Ha un senso tutto questo? Oppure sono io che sono incoglionito? Probabilmente è più la seconda, però. Ok, c'è una struttura, qualcosa qui? Sì. Si può entrare in qualche modo? Sì. Ci entro? Assolutamente sì. 31 già, 32% non è poco, Allora, vediamo come possiamo fare. Ci deve essere... Oh, salve. Vai.
Perfetto. Molto brutto. Molto molto male sta cosa. Non c'è modo di respirare, la tossicità mandala via. Fatemi vedere, va, perché io mi sto facendo il culo qua. Attrezzatura. Vediamo se abbiamo qualcosa. Allora, non c'è modo di mettere i preferiti quella che abbiamo. Esami, no, me la devo ricordare. Vabbè, comunque è la migliore che abbiamo di energia chi. Allora, vediamo se abbiamo qualcosa che ci protegga. Esatto, 12. Qualcosa di più. 12. Vabbè, intanto è 12 più. Che non è male. Poi, vediamo un po' se abbiamo anche il naso. No, non l'abbiamo. La spalla. Allora, abbiamo questa che fa 12. Penso che questa sia la migliore. Ok. È l'unico coso che mi viene in mente perché... altrimenti non saprei. 18. Vediamo questo, il busto. Che... oh, io penso che lo so che prendiamo tanto, però. 30. Qualcosa che sia un compromesso? No, eh. Peccato. Però. Però. Questo dovrebbe essere il nostro caso. Esatto, non abbiamo, abbiamo la posizione massima, a posto. Lo so, ho dovuto sacrificare qualcosa, ma ne vale la pena. E almeno qua possiamo respirare. Beh dai, è una strategia buona. Quindi mi faccio vedere. Ecco. Aspettate un attimo, va. Opla, opla. Siamo agilissimi, eh. Abbiamo poco chi, per carità. Vai. No. No, non ho chi, non ho chi, cioè ce l'ho, però sono pirla e quello si sapeva. Ok, dai, dai, ce la facciamo. Perfetto. Congelamento. Ok, ok, vai, dai, dai, che ce la facciamo. Vai, 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 questo è morto, perfetto. Vai. Perfetto. Ottimo. Congelamento. Oh, sì, 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 mi piace, mi piace. Perfetto. Bel colpo. Accidenti. Ma come sguilla. Sforacchiali tutti. Eccolo qua. Oh, sono contento, dai. Fatto. Ostia, boy, me l'ha sputato in faccia il livello. Ok, possiamo andare tranquilli e beati adesso a cercare, esplorare. E c'è una... quella è morchia attiva biocontaminata. Ah. Melma a sufficienza da stimolare variazioni a livello molecolare. Guardo, eh. Ah, ci possiamo rifare il personaggio. No, non mi interessa. Vuoi non le modifiche attuate? Annulla modifiche. Farsi un bagno sembra l'idea migliore del mondo. Sì, è proprio una cosa che non vedo l'ora. Allora, vediamo dove possiamo andare. Di qua. Andiamo. Non riesco a salire. Com'è la peppa qui? Ah, ma usiamo il fungo. Che problema c'è? Scusate il biglietto. B. Eccoci qua. Che palle. Insomma, non si fa così. B. Ecco qua. Postolo. E da qui siamo venuti? Mi sembra proprio di sì. Quindi ho fatto la mia cacata solita. Ho fatto la mia cacata solita. Due posti da andare. Allora, vediamo un po'. C'è una scala, ma perché usare la scala quando possiamo usare questo? È più bello, no? Sì. Allora, vediamo un po' cosa ci può essere di bello. Tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo, nessuno ci corre dietro, lo insomma... salve. Qui non c'è niente. Qui non c'è nulla. Possibile che questo posto e non ci sia niente? Mi sembra così strano. Vediamo un po'. No, si va, eh? Ah, sì, una scocciaroia. Bene, mi fa piacere. Posto, posto. Adesso c'è qualcos'altro qui? Io lo sapete che devo esplorare. Cioè, su un posto così non c'è un cazzo. Non si può fare una roba del genere. Qualcosa c'è, però è di là. E qui siamo... ah, il pisciatoio. Beh, una cosa buona. Vai. Adesso rientriamo perché devo vagliare l'altra strada. Vediamo. Sì, vediamo. Perfetto. Andiamo pure... a vagliare l'altra strada. Beh, adesso sono contento, abbiamo fatto l'esistenza massima. Appena passiamo di livello, che dovremmo essere passati, aumento la cosa. Allora, vediamo un po'. La fortuna ci porta a 33, non lo voglio. Poi volevo aumentare di nuovo quello per poi togliermi appunto
Volevo proprio togliermi questo, nel senso di... allora, 3, ok, e vai. Così almeno posso rimettermi l'attrezzatura di prima, mi sembra giusto, no? Allora, abbiamo cambiato il cappello, che ci dava più vantaggi. Adesso non lo troverò mai. Ma neanche... cioè, non vedo questo vantaggio nel portarlo. Quindi non era il cappello, era la spalla. Vediamo. Questo mi sembra. Sì, era questo che ci dava meno salute, però tanto toglie meno di salute. Non lo so, ci devo pensare. La giacca sono sicuro, ed era questa, che questa mi interessa e mi dà 24 di quell'altro. A me questo, stile. Dai. Poi il resto ci penseremo. Va bene, siamo al 100% lo stesso, vero? Sì. E quindi mi va bene. Allora, dobbiamo andare un attimo, proseguire per il nostro cammino, andare in un'altra strada. Così siamo a posto. Oh, che bello, adesso sono contento. Sono cose che mi fanno sempre piacere fare. Ecco qua, l'altra strada era esattamente non quella, ma questa. Ok. Vai. Perfettico. Esattico, vai. Oh, sono contento. Vale. Vediamo se questo è meglio del nostro. Cazzo. Meglio, però, insomma, fa tante protezioni, A livello di protezioni mi interessa di più questo, perché ci aumenta tanto. Oh, la Berserica, cos'è la? Vai, non mi basta. No, mi interessa. Migliore del mondo. Grazie. Quindi ritorniamo a posto a casa. E tanti saluti. Allora, va bene. Cioè, continuiamo a esplorare sicuramente. Quello è ovvio. Non posso andare qua perché non c'era un... no, c'era. Insomma. Ecco, andiamo a casa. Cioè, usciamo. E siamo qua. Tanto abbiamo fatto tutto quello che... ah, ma quanto mi basta ce l'ho allora? Scusate, ma a sto punto personaggio 98, ma vaffanculo, dai, 2% non è niente, mi sta bene lo stesso e siamo a posto. Volevo vedere due o tre cosine, poi andiamo via. Cioè, vedete, decadimento minimo, ma proprio una cosa. Ma si è aggiustata la zona? No, non si è aggiustata. Ok, perché ok, va bene, andiamo. Voglio vedere perché c'è ancora qualcosa. Dobbiamo facere e la vorrei fare. Madonna, che decadimento basso, sono contento, dai. Là. Quindi, chissà se qua in questa zona abbiamo fatto tutto. Chissà. Vabbè, adesso andiamo. Perfetto. Oh, ma vedi che c'è qualcosa lì dentro. Vai. Ottico. Non comune. Non comune. Oh, salve. Sapere cosa dà, sei felice di saperlo. Oh sì. Vai. Ecco. Adesso facciamo più danno perché abbiamo un livello più alto, ovviamente, giusto? No, ho sputato quello sbagliato. Mi scusi, devo morirci un attimo, grazie, molto gentile, lo sa. Di personale, ma insomma, sarebbe ora. Eccoci qua, mamma mia, ma siamo velocissimi. Siamo velocissimi rispetto a loro. Vai. Adesso ne va anche. Perfettico. Data benissimo. Adesso possiamo andare con calma in circospezione qui dentro. A sapere come sarebbe già una cosa utile. Ci deve essere un'entrata che mi sfugge. Vediamo un po'. Sul tetto? No, qui dentro, a posto. Ma cosa ci sarà mai qui dentro? Ma cosa ci sarà mai? Perché mi fai salire qui? C'è un piano di sopra. Vediamo un po', non lo so, ci provo, per me è una cacata, però ci voglio provare lo stesso. Se io facessi così, scusate, e così avrei fatto una cacata. Ah, qua, quasi, facciamo le corna. Allora, se io facessi così invece, dove cazzo me l'ha messo sto idiota? Ecco qua, qua, no, me lo mette qua. Allora, devo aspettare qualcosa, che si rigeneri cosa? No, continua a mettermelo lì. Dove cazzo l'ha messo? Ma come si fa una roba del genere? Ok, ce l'ho fatta. Oh, cavoli. Dai, se sono arrivato fino a qua, mi devo avere una ricompensa. Cosa c'è di fuori?
Un altro pisciatoio, interessante. Se sono arrivato fino a qua mi devi dare una ricompensa come minimo, perché insomma non è da tutti, mi sto dicendo, c'è quelli di fesserie. Io sono arrivato fino a qua e non ho avuto niente, cioè questa è pura cattiveria inalata, a meno che non c'è modo di salire di sopra. Non sembra esserci nulla. Boh, venire fino a qua per che pro. Vabbè, allora, questa è l'uscita. Io avevo visto che c'era qualcosa qua, esatto. Bene. Lo senti questo odore? Sì, sì, mi sono lavato. Il rischio nelle vicinanze. È tutto così vivace durante il giorno. Sì, ho visto che c'era qualcosa, però non ricordo dove. Cazzo. Aspetta, c'è qualcosa qua. Ecco di qua, meno male, dai. Chi è? Ma ancora? Non ti bastava prima? Cioè, ti rigeneri, per carità, mi fa piacere, mi servono i punti, però... Ecco. Insomma, ciao. È stato un picciore. Mi servono i punti, non lo metti in dubbio, però. Ecco qua. Ok. Per carità, io mi diverto anche. Se tu vuoi morirci così. Ecco, a posto, andata. A posto, andiamo pure. 9. Metterei un altro po' di resistenza, così non ci dobbiamo più pensare e siamo a posto. Allora. Attenzione, resistenza. Vedi, così siamo al 100%, non dobbiamo più preoccuparci di niente. Allora, stavo dicendo questo. Io non l'avevo visto il pisciatoio. Oh, che bella cosa. Abbiamo fatto proprio una roba sopraffina, E qui c'è la missione che dice rottami, ce n'è un'altra, io la seguirei. Tanto siamo vicini, insomma. Vai, corri. Oh, non è la mia, grazie. Siamo proprio vicini, vicini. Oh, che bello, sono contento di aver esplorato tutta la zona. Io spero di averla fatta tutta la zona. No, non c'è tutta la zona esplorata. Dobbiamo farla. E quindi mi tocca girarmela. Vabbè, dai, la giro. Non mi faccio perdere altro tempo, sennò vi annoio. E appena trovo qualcosa ve lo dico. Quindi lo dico, quindi è dopo. Allora, qui sopra non l'avevo visto. C'era il biocontenitore. Purtroppo sono ceccato. Che ci dovete fare? Senti questo odore? Sì. Biorischio nelle vicinanze. Perfetto, non so perché. Oh, salve! Oh, mod migliore. Perforazione, cadenza fuoco e caricatore. Questo è interessante. È lì a disposizione. Ecco qua. E siamo a posto. L'abbiamo fatta tutta la zona. No, ci manca ancora un altro schigno. Però intanto almeno abbiamo fatto questo. E sono più che contento. Adesso vado in giro a cercare di fare qualcos'altro. Perché ne manca ancora uno. E quindi ci vediamo fra pè. Ok, suppongo sia qua. Purtroppo non possiamo farla perché ci vuole livello 2 e non ho ancora capito come potenziarlo. Quindi per il momento sono a malincuore, mi toccherà lasciar perdere. Però adesso volevo andare verso appunto la missione. È come se qualcosa stesse per accadere oggi. 200 metri di qua, adesso ci andiamo, così siamo a postolo. E vediamo di fare questa cosa. Vedete che è due passere, quindi dai, insomma, andiamoci. Mi dispiace per quel container, ma non ho ancora l'attrezzatura. Devo capire come farla, che non mi è chiara. Devo andare lì, ma c'è molto astruso, te lo sai, devo andarci come Kander. Ok, perché se cado qua, penso e credo di farmi un poco male, Non è che voglio sempre essere scassimero di turno, però, insomma, potrebbe essere il caso di fare un po' di giri astrusi. Ok, forse di qua è la soluzione migliore. Andiamo giù, ci andiamo con Mekander e siamo a posto. Lo chiamo un attico, Mekander. E se poi mi hai fatto più il colpo. E andiamo, così siamo a posto. Vai, vola, mettici poco però, non ci metti la vita là. Ok, hai fatto anche il salvataggio, adesso prendiamo un pezzo e ci salutiamo, così siamo a posto. Sì, dopo, adesso non ho tempo per voi. Prendiamo il nostro pezzo mancante, quindi più prova prendiamo più ci potenziamo, così dice lui, poi dopo sarà vero, non lo so. Basta, tutto qua, mamma mia, non sarà troppo. Però se mi hai fatto ciucciare, vuol dire che qui c'è qualcosa. Scusate, mi hai fatto ciucciare. Vediamo cosa c'è. Esatto, un ciucciamento del genere doveva... Oh, far vedere qualcosa. Che cosa credita. Wow, è sempre uguale al nostro. So che ci cambio cazzo. Mi dà più protezione, credo, sì. Per quello. Quindi equipaggia. Che stile. Vero?
Mamma, quanta roba c'è. Vai. Ok. Vediamo. Cioè, poi mi ha sfondato le orecchie. Perfettico. Questa, potrebbe essere interessante. Vediamo. Perfetto. Vai, lo so che sto morendo, ma... Ottimo. Mekander? Dove sei, amico? Ho bisogno di te. In partenza. Oh. Forza. Un calpestatore dopo l'altro. E quindi adesso affrontiamo questi, dai, che dopo ci salutiamo, se no faccio troppo lungo. Longo, lo sciocchi, poi siete arrabbiati. Cerca di morirci, però, insomma, niente di personale, però siete un po' troppi. Oh, che cazzo. Vai. Carica, grazie. E che mi stanno sfondando culo. Ma che c'è? Lo sprinto? Te che esagerato, eh. Ma la miserica. Tutti. Sì, sì, li sto sforacchiando, guarda. Sto facendo un culo da panico. Ok. Non resterà in piedi a lungo. Lo spero, perché insomma è bello veloce, Dov'è? Dov'è? Senti, sta un po' correndo troppo lei, eh. Insomma. Sforacchiali tutti. Ce la fai? Perfetto, andate. Oh, cavoli. Posto, allora, scatoletta. Oh, salve. Oh, ma questa è una cosa potentissima. Lo voglio vedere dopo. Ok, qui siamo a posto. Bene, ragazzi. Abbiamo provato anche queste. Sono contento. Quindi l'episodio lo finiamo alla grande. Io, come al solito, vi invito a... Oh, salve. Lasciare un like. Commento. Se vi piace, salve la serie. E fammi sapere anche cosa ne pensate. E poi adesso vi do saluto a Shiva. Ciao, ciao.